presentazione un po' anomala. Siamo al Nature Experience con Vero Motorcycle. Che cos'è? È un'iniziativa dove tu vai nei posti più belli d'Italia in sella alle moto elettriche. C'è una mucca. Qual è il bello? Il bello è che è facile, ci trovano dei percorsi abbastanza semplici, perché lo sto facendo anch'io, trovi dei posti meravigliosi in cui con le moto normali, cioè quelle a benzina, non puoi andare. Quindi questo è il concetto bello di queste moto elettriche. Adesso che qui non c'è gente, vi confesso una cosa. Io col fuoristrada proprio non ci attecco, cioè non, come vedo il braccino scendo, quindi fate voi. E allora mi sono vestito così, mi sono vestito da città, perché così non c'è aspettativa, no? Mi fosse vestito come Tonino Cairoli e questi qui chissà cosa si aspettavano da me, no? Invece vestito così faccio una bella passeggiata, cosa che si può fare benissimo con queste moto in questi percorsi, perché sono dei percorsi scelti proprio per tutti, quindi per avvicinarsi a fuoristrada, per conoscere la moto, quindi sono dei percorsi facili, diciamo, che poi possono anche diventare complicati se vuoi dare gas, quello c'è sempre tempo. Mi sono vestito da città e quindi prenderò un po' di polvere, mi andrà un po' d'acqua nei piedi, perché mi dicono che ci sono anche dei guadi, quindi temo che mi bagnerò un po' le calze, però sarà una bellissima giornata. C'è un po' d'acqua. Ora se vado, se no li perdo. Ciao, a dopo. Adesso andiamo avanti e indietro per le foto, poi ti dico. Allora, noi siamo adesso dentro nella strada, quindi di vista all'occhio. Cioè, non dobbiamo buttarli sotto? Esatto. Dicevo che non voglio fare troppo il simpatico, perché questo motore elettrico ha 30 cavalli, 33 cavalli, però scappano fuori proprio da bestia. Quindi devi stare un po' attentino, c'è il ghiaino e non vorrei andare a finire in mezzo agli alberi, perché mi hanno detto di non abbandonare la strada principale, cioè non possiamo andare fuori dalla strada principale. Oh, non basta il fango, i salti, anche il guado mi tocca fare con le scarpe della domenica. Sei bagnato, strano. Figo, eh? Però mi sono bagnato un piede. L'iniziativa parte proprio in questi giorni, diciamo, la stanno mettendo a punto. Si forma un gruppo di moto con le quali possiamo andare a visitare i posti più belli d'Italia. Hanno già aderito varie regioni e quindi è possibile prenotarsi e godere di queste bellissime giornate. L'FX è una moto elettrica straordinaria. Ha 33 cavalli, 130 kg, pesa, poi tutti i numeri precisi vediamo nell'articolo che è allegato a questo video. È una moto divertentissima, non è assolutamente noiosa, anche per chi veramente sa veramente andare in fuoristrada, anzi è una moto che può essere anche impegnativa e quindi è una moto molto molto divertente. Allora ragazzi, la nostra prova finisce qui, come vedete i miei amici tornano indietro e quindi devo tornare indietro anch'io. Mi dispiace, perché ci siamo divertiti, è stato bello, io spero che sia piaciuto anche a voi. Quindi mettete il like, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, così non perdete le prossime puntate. E poi soprattutto sui social, Instagram e Facebook, tenete d'occhio Zero Motorcycle e guardate un po' queste iniziative, iscrivetevi e fate un bel giro. Ad esempio qui noi siamo a Sestriere, però ci sono 5 regioni che hanno aderito a questa iniziativa e quindi vi stanno aspettando. Io direi che vale la pena farlo. E ciao a tutti. Oh, l'asfalto.
L'avventura è iniziata con... E domani continua su... Omnimoto.it approda su gp1.com per continuare a darvi tutto il meglio dell'informazione motociclistica. Un team speciale, un solo sito, un unico motto per tutte le moto. gp1.com